Lallo, quando hai iniziato a imitare Cassano e come ti è venuta questa idea? Ho iniziato circa 3 anni fa. L'idea mi è venuta mediante gli autori di guida al campionato che mi hanno detto: tu sai fare Cassano Lallo? No, domenica vieni su. Io ho detto: ah, che so fa? No, non lo sapevo fare. Ed dico la verità, è nato tutto davanti alla telecamera, tutta improvvisazione, quindi tutti i tormentoni, il che me ne fotta a me, guaglia, oppure che ne so, scusa, una parola che non esiste, il mio vocabolario. È nata tutto là insieme agli autori, alla grande atmosfera d'amicizia che c'è a guida al campionato. Antonio Cassano, giocatore, ti piace? Stiamo parlando forse del più grande genio del calcio del dopo Maradona. Ci sono Antonio Cassano e Francesco Totti. Prima Francesco Totti, poi Antonio Cassano. Lui è un grande, lui è nato con la palla al piede, ragazzi. Infatti, gioca da quando è giovanissimo. L'hai mai conosciuto? Che rapporti avete? Sì, guarda, lui mi ha fatto una sorpresa bellissima. Mi è venuto a trovare. Però la verità, stavo dal parrucchiere vicino a casa sua a Roma. Il giorno di Roma-Sampdoria l'anno scorso di Coppa Italia, lui non giocava, era infortunato. Mi ha fatto la sorpresa, ci siamo abbracciati. L'imitazione mia lo fa ridere molto, anche perché io fondamentalmente faccio il cartone animato ad Antonio Cassano, no? Non è offensiva, neanche ho la pretesa di parlare come lui e di somigliare fisicamente a lui. Quello che faccio io di Antonio Cassano è il cartone animato di Antonio Cassano, quindi sì, lui è un ragazzo molto è intelligente, poi è autoironico, gli piace giocare e scherzare con me, sì. Gli hai chiesto qualche consiglio? Ti ha dato qualche dritta su qualche frase o tormentone che poi hai tirato fuori? Guarda, non ci crederei, ma lui ha detto: se io non, la domenica non lo faccio, perché magari dobbiamo fare altre cose, e lui si arrabbia. Si voglia, ma perché non mi avete fatto? So io che gli ho dato i consigli, ma tanto sta diventando troppo buono. Cerca di fare più cassanate come faceva l'anno scorso, così almeno prendo spunto. Perché se voi ci pensate, quando faceva le cassanate era convocato nazionale, ma adesso che fa la persona seria non lo convoco più Marcello Lippi. Quindi secondo me, tanto il calcio sei tu, dai, va bene pure le cassanate, falle, così almeno io prendo più spunti, no?